collaborazione con D'Urbano Arredamenti, Vinicola Fratelli Flocco, Del Giudice, Il Fiore del Latte, Supermercati Gran Risparmio, Italian Gas, Puracqua, Dolci Tentazioni. Benvenuti ad In Cucina con lo Chef, il programma della nostra rete che si occupa di buona cucina, buona tavola e cose buone che si mangiano. Ve le prepariamo tutti i giorni, voi ci seguite e se vi piacciono le potete riproporre a casa. Io sono, come sempre, alla mia destra e alla mia sinistra, ho due dei quattro pilastri della nostra trasmissione, un pilastrone del Beneventano e lui, Walter Duran. Ciao Gigi. Nel senso positivo. Riferito alla stanza. Non è che io sono meno, eh. No. Qua. Poi, il segno di virtù. Pilastrone. Pilastrone anche tu. Io mi riferisco sempre all'aspetto professionale ed è il grosso contributo che tu dai a noi. Perché io poi prendo le telefonate, leggo le email. Ce le fanno lui, eh? Sì, eh? Sì. Devo dire che se dovessimo stilare una classifica, vabbè, Giuseppe che oggi non c'è, number one, Giuseppe è il numero uno. Giuseppe è imbattibile. Proprio mi scrivono le signore, questi ragazzi oltre a essere bravi sono anche belli. Meno male. E Giuseppe, non ve la prendete, eh? No, vabbè, ma Giuseppe ha scelto di fare lo chef nella vita, però poteva fare il modello, però lui ha preferito. Vabbè, noi quando cominciamo ogni puntata, qualche stupidaggine, tra virgolette, dobbiamo dirla, certo. È vero, scusateci voi che ci seguite, però Giuseppe è veramente un bel ragazzo, bisogna essere onesti. E anzi, saluto tanto il papà di Giuseppe, Modesto. Ah, Modesto. Modesto. Ciao Modesto. Ciao Modesto. Ciao Modesto. Che ci segue, è un fan tosco di quelli, anche ci segue in rete, ci segue in TV, è un number one anche lui. Va bene, allora io devo mettere necessariamente gli occhiali e vedere, leggere in modo, diciamo, proprio preciso di cosa oggi voi avete pensato per oggi e ci state preparando. Allora, sformatino di polenta e baccalà al tartufo nero con crema di peperone e bietola rossa fritta. Cioè, un mix, ma non un mix di tre cose. Cioè io vedo adesso cosa che non faccio mai, però vedo nell'ottica dell'avvantaggiarsi, sì. Perché noi abbiamo giustamente la come posso dire, la redazione ci dicono: ragazzi, rimanete nei tempi perché il programma deve necessariamente avere dei tempi e quindi ci avvantaggiamo, voi vi avvantaggiate. La polenta vedo che l'avete abbiamo già cucinata, raffreddata e poi sformata. Cioè, sono degli sformatini di polenta gialla. Sì. Vabbè, questa era solo la mia, diciamo, e poi vedo il baccalà. Sì, il baccalà lo andremo a fare mandicato. Vabbè, allora io riprendo la mia postazione, vi lascio, mi elencate per favore tutti, sì, gli ingredienti. Tutti gli ingredienti, sì. Così io, guarda, prendo il mio sgabello che mi fa compagnia. Allora abbiamo. Dimmi, cipolla, dici. Cipollotto, baccalà. Ah, cipolla e cipollotto. Sì, patata, panna fresca, tartufo, peperone verde, aglio, bietola rossa e polenta istantanea che noi abbiamo cucinato prima, come ripetevamo. E timo. Ma io di rosso vedo le ramificazioni. Ah, si chiama così perché ho capito, vabbè. E va bene lo stesso, cioè, se è quella bielorossa. Ragazzi, partiamo così. Allora, ci avvantaggiamo. Cominciamo a mostrare che cos'è questo piatto, che è un secondo. Io domanda. Beh, oddio. Dipende sempre dalle quantità. Le quantità. Ma questo potrebbe essere un antipastino se rientrasse in una fantasia di antipasti. Anche. Ce ne aggiungi un altro paio e piccola allora la porzione. Altrimenti è tranquillamente un secondo. C'è. Giusto? Sì. Olex da verce. Perché un secondo baccalà anche. Sì. Noi rientra. Giusto per noi l'anno scorso abbiamo girato 12 puntate in un ristorante a Termoli dove il loro, usiamo un termine, il loro core business è il baccalà.
cavallo di battaglia. Sì, loro hanno tutta la linea principale delle ricette a base di baccalà, al punto che ci prepararono l'ultimo giorno un dolce al baccalà. Ah! Oh. Quindi addirittura sì, sì, un dolce al baccalà. Abbiamo detto a Daniela se c'ho. Abbiamo detto a Daniela che secondo me non lo so come la prende, perché Daniela io la considero una purista, poi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane avremo modo di verificarlo ulteriormente. Vabbè, parlando di baccalà e di ristorante a Termoli dove siamo stati, sì, saluto il mio caro amico Luca Tomeo, che come me ama i determinati colori di una squadra calcistica che non diciamo per ovvie ragioni, ma come siamo fratelli in quel senso. Ok, Gigi, io allora, intanto ho fatto la base di olio e aglio, ora andremo a mettere il nostro peperone verde. Questa volta la testa d'aglio l'hai messa intera? Sì, l'ho messa intera, poi la andremo a levare una volta, così. La toglierai? Sì. Ah, il peperone verde. Penso che... Okay. Io non lo so, cioè, i sapori, i colori della verdura, delle... E poi io quando vedo queste cose penso al sud. Sì. Forse mi sbaglio. Io non so se andando in Scandinavia si può... Ritroviamo si può, queste... Cioè. Mettiamo un po' di sale e pepe per aromatizzare giusto. Noi facciamo qui, proponiamo la cucina italiana. Poi che il nostro maestro del vocabolario, Gianni... Panna? Vai, mangiamo la panna al baccalà. Gianni, il nostro maestro, usa dei termini francesi che sono tecnici, specifici, va bene. Però, ragazzi, noi, cucina italiana, noi non per essere presuntuosi, no, ma su questo aspetto qui non c'è. Cioè, siamo. Anzi. Ci sono persone che. Ci sono persone che vengono in Italia, per esempio. Solo. Ah no, vengono a studiare i pittori, gli scrittori, mamma mia, abbiamo un'esplosione. Attentato. Abbiamo un'esplosione. Devo tirarmi un tantino indietro. Sono, ragazzi, cioè questa è la dimostrazione che qua non c'è trucco, non c'è inganno. Siamo, questa diciamo, cucina. La cucina è così. Ok. È schizzato un po' d'olio, ma sì, noi... Vabbè, non va, facciamo... E quindi, stavo dicendo, ci sono gli americani, gente da tutto il mondo che vengono a studiare, i pittori, gli scultori, gli artisti italiani, però c'è anche tanta gente che quando viene in Italia assaggia la cucina rimane italiana, very, very good, very, very nice, very, very beautiful. Cioè, perché i sapori dell'Italia, della nostra terra, sono unici. Penso che tu potresti fare anche aprire, no, un'impresa di fuochi d'artificio, perché proprio pam pam pam. Ma questi li hai solo. Sì, però sono come se si fossero dorate, perlate, sì, sì, lucidate. Gigi. Devo dire che. Aggiungiamo allora adesso... il nostro re Molisano. Ah, il tartufo. Al baccalà. Tartufo molisano, rigorosamente molisano. E adesso spadelleremo le nostre... E lì c'è la polenta. I nostri sformatini di polenta. Che è, diciamo, un qualcosa che ti fa pensare, ecco, in questo caso, scusatemi, al nord. Sì. Polenta rosei, anche polenta e baccalà. Grazie a te. In questo caso, polenta e baccalà. Però c'è tutta un'elaborazione. C'è. Allora... Di solito non lo faccio, però mi corre l'obbligo, io già conosco la risposta. Chi ha avuto di voi tre l'idea di fare... Questa ricetta? Questa volta il nostro caro collega Giovanni. Giovanni, Gianni. Sì, con mi stava facendo uccidere. Cioè, mi stava uccidendo con... Gianni ha deciso... Sono le sue... Di... Ha scelto, ha pensato, quindi il copywriter... E su. No, come no? No, diciamo che sì, quasi tutte le ricette le prendiamo, ci sediamo a tavolino e le decidiamo. Vabbè, voi fate... Ma qualcosa ci avvantaggiamo, ognuno pensa una cosa, poi sedendoci a tavolino. Poi fate il briefing. È poi là che nascono le generale, sì,
Siete praticamente... Cioè, ma secondo me è meglio quello, se non siamo quello. Come chi crea, chi scrive le canzoni. Anche. Ah, chi deve scrivere un capitolo di un libro, una poesia. Voi siete i poeti della ristorazione, della sì. cucina. Okay. Sembrerebbe formaggio Emmental, invece è sì. polenta. Perché rimane bella... Sì, facciamo dorare e poi completiamo il piatto. Va bene, allora... Questo frulliamo. I fuochi d'artificio sono terminati. Sì, i fuochi sono terminati. Walter ha deciso che... Allora, i fuochi d'artificio sono terminati. Il re è lì che aspetta, un per po' essere. Già lo hai... Ma l'ho messo nel sì. Nella... Lì, che qui cosa... Ripetiamo allora, cosa cipolla, cipollotto, o l'extravergine, cipolla, cipollotto, baccalà, patate lessate, tartufo e panna. Qui ci sono... tutto questo sì. bandit, insomma, cose buone. Guardate questa... Sì. Ecco, va bene, allora, noi vi diciamo, se siete curiosi e volete arrivare fino in fondo, non ci lasciate, rimanete con noi, ascoltate questi suggerimenti che arrivano dalla regia, noi torniamo e vi mostriamo, diciamo, il completamento e la presentazione di questo, di questa ricetta che adesso non vi ripeto, ve la dico al ritorno. In cucina con lo chef. A dopo. A dopo. Ed eccoci ritornati. Walter, hai fatto i fuochi, a te non si dice i fuochi di San Basso, famosi. Però guarda il risultato. Le hai cristallizzate però, veramente... Complimenti. È una cottura un po' particolare. Lo so, ma che c'è. Cioè. Allora, vogliamo... noi siamo tornati. Sì. E a parte la cristallizzazione. In più ho frullato la nostra crema di peperoni. E tu avevi preparato, sì. sì. Io ripeto il titolo della ricetta di oggi, mentre Gianni si accapposcia la mano. Allora, sformatino di polenta e baccalà al tartufo nero. Con crema di peperone, che è questa, sì. e bietola rossa fritta. Perfetto. Qui, sì. qui andiamo a toccare degli aspetti decorativi che effettivamente Vabbè. Sono... Però basta seguirvi, poco per... seguirvi in sì. modo attento, corretto, per poter raggiungere sì. questi livelli che non sono poi però ecco adesso il re della regione lo possiamo definire così sì queste decisamente sì due fette di due fette si dice Gianni tu che sei il vocabolario carpaccio questo di tartufo ecco due fette sì, sì, due fettine di carpaccio di tartufo nero molisano a completare questa montagnola, io la chiamo così, montagnola, perché sembra una montagnola. Ok. Veramente, questa è rimasta... Sì, abbiamo fatto una in più. Vabbè, sempre una in più, non si sa mai. Va bene. Il verde ci tiene compagnia sì, il verde lo spesso facciamo. Nella cucina. Avete scelto sempre, bello, molto... Ma poi il sapore anche si abbina. Sì, molto scenografico anche, come... Sì, questo è un impiattamento un po' più... È un impiattamento... Più curato, dai. Sì, no, ma infatti, volevo dire, merita, dovendo dare un voto a questo piatto, non posso, non l'ho assaggiato, quindi non posso, però estetica voto 8. Grazie. Ci siamo? Io per me è 8. Per me è voto 8. Spero che lo stesso voto lo diano anche le nostre amiche e i nostri amici che ci seguono da casa. Va bene, grazie. A te. Allora, un futuro da fuochi d'artificio. Sì, facciamo. Da fuochista, il nostro amico. Però lui nella sua regione ce ne sono di fuochista. Noi vi diciamo invece, se le nostre prelibatezze, perché per noi sono prelibatezze, le nostre ricette, le nostre proposte di food vi piacciono, tornate a trovarci domani, alla stessa ora, stessa rete. E noi torniamo con un'altra idea in cucina di Gianni, Walter o Giuseppe. Ciao a tutti, in cucina con lo chef. Ciao. 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 If my life is for rent.
And I don't love to buy. Well, I deserve nothing more than I get. 'Cause nothing I have is truly mine. And if my life is for rent, and I don't learn to buy, well, I deserve. Nothing I have is truly mine. Nothing I have is truly mine. Arrivederci da D'Urbano Arredamenti, Vinicola Fratelli Flocco, Del Giudice, Il Fiore del Latte, Supermercati Gran Risparmio, Italian Gas, Puracqua, Dolci Tentazioni.